L'escursione, che richiede fra andata e ritorno circa 2 ore, permette di percorrere un itinerario archeologico sulla strada romana Iulia Augusta. Il percorso si svolge per circa la metà in piano e per il resto in salita, che presenta però pendenze non accentuate. Vi si trovano i resti di 5 ponti romani costruiti dall'imperatore Adriano. Raggiunta da Finalmarina la località di Calvisio, un cartello segnaletico vi indicherà la strada che conduce alla via Iulia Augusta. Primo tratto asfaltato segue uno sterrato che vi condurrà fino al primo ponte, sorpassato il quale sulla destra si trova uno slargo dove potete parcheggiare l'auto. Il resto dell'itinerario va percorso a piedi. Perché viene ancora regolarmente percorso dagli abitanti di un gruppo di case che dista dal ponte meno di 1 chilometro. Sulla destra e sulla sinistra alcuni terrazzi pianeggianti sono coltivati a vite. Secondo ponte, detto Ponte Sordo, è parzialmente crollato, ma i resti permettono di valutare quali erano le dimensioni originarie della larghezza della carreggiata, che era tale da permettere l'incrocio di 2 carri su tutto l'itinerario. Terzo ponte, detto anche ponte muto, si è conservato quasi intatto. Subito dopo il terzo ponte la strada si biforca. Dovete prendere il sentiero a sinistra. Qui comincia la salita. La via Iulia Augusta era una delle più importanti strade che collegavano l'Italia alla Gallia, perché percorribile in ogni stagione.
il continuo transito per secoli ha lasciato sulla strada i segni molto visibili lasciati dalle ruote ferrate dei carri. Dopo circa mezz'ora di salita arriverete al cosiddetto Ponte dell'Acqua, ancora ben conservato e quasi intatto. Il posto si presta ad una sosta per un picnic. L'ultimo ponte, detto di Bagnone, è quasi completamente diroccato e non merita la fatica che viene richiesta per raggiungerlo.